Buongiorno a tutti, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, a giudicare dall'ultimo studio pubblicato da Eurosif nel 2016, che è un po' lo studio di riferimento del settore, in Europa c'è grande crescita. Negli ultimi tre anni, dal 2013 al 2016, c'è stata una crescita per tipo di investimento sostenibile, di strategia, e sono diverse le strategie in questo settore, che va dal 20 al 50% degli asset in gestione dalle case di fondo, principali case di fondo. In Italia siamo effettivamente un po' indietro rispetto a mercati che possono essere quello francese o quello tedesco o svizzero. Il mercato francese è il più grande, quello italiano è in crescita e c'è ancora molto spazio per lavorare. L'investitore italiano, sia istituzionale che retail, è molto interessato al tema della sostenibilità e se andiamo a vedere i fattori per i quali gli investitori cercano questo tipo di strategie relative alla sostenibilità, c'è proprio la loro attitudine a questi temi che è sempre più in aumento in risposta alle questioni globali che tutti i giorni ci troviamo ad affrontare. Invece un restraint, una barriera all'entrata di questo tipo di strategie è la mancanza di conoscenze delle strategie di investimento di questo tipo. Per questo motivo Selectra, gestore fondi lussemburghese, offre sul mercato italiano ed europeo un nuovo prodotto che si chiama Best of SRI, che è un portale, sono due strategie, una obbligazionaria, una bilanciata obbligazionaria-azionaria, che vanno a selezionare sullo stesso mercato europeo le migliori strategie proposte da altre case di fondi per dare all'investitore l'opportunità attraverso un solo prodotto di prendere il meglio di quello che c'è nel mercato, essendo sicuri tramite un database proprietario che esclude le strategie che si configurano come sostenibili ma che in realtà hanno solo alcuni elementi di questo tipo. Quindi gli investitori sono sicuri di investire in fondi sostenibili, in più nei migliori. Quindi questo è quello che proponiamo al Salone del Risparmio quest'anno e pensiamo che il prodotto andrà molto bene perché risponde appunto a una richiesta da parte del settore e alla crescita che in Italia stanno avendo questo tipo di strategie. Grazie a tutti e arrivederci.